Ciao amorosissimi! Oggi con questo video tutorial andremo a vedere come si realizza questo delizioso top all'uncinetto con un bordo molto elastico, facile davvero da fare, con un punto davvero divertente e con una combinazione di colori realizzata unendo più tonalità di giallo e nel mio caso anche una di arancione per dargli appunto questo effetto un po' particolare. Il progetto è davvero semplicissimo da fare. E sarà legato al prossimo tutorial nel quale vedremo con lo stesso top di realizzare un delizioso abitino, mini abito. Andiamo quindi subito a vedere cosa occorre e come si realizza. Per realizzare il top, io ho utilizzato due tipi di filato. Per il bordo ho usato il Nancy, che è un filato elasticizzato che si utilizza per lo più per la realizzazione di costumi da bagno, ma lo trovo straordinario anche per bordi, per tutto ciò che deve essere elastico, molto elastico. Quindi fasce, costumi appunto da bagno, bordi per maglie, ci si possono fare veramente tanti progetti anche d'abbigliamento che abbiano una costruzione aderente. E infatti in uno dei prossimi tutorial andremo a realizzare anche una deliziosa fascia per capelli con lo stesso filato. Per il corpo del progetto invece ho utilizzato il cotone, sempre Iggy Tessiland, che ormai conoscete tutti se mi seguite perché lo uso tanto tanto, non ha bisogno di troppe presentazioni in più. E ho utilizzato due uncinetti, il 3 per la lavorazione del bordo e il 4 per la lavorazione del corpo. Quindi con l'Iggy ho utilizzato il 4, con il Nancy ho utilizzato il 3. Poi abbiamo bisogno di un marcapunti, di un ago da lana e di un paio di forbici. Andiamo quindi subito a vedere come si realizza il nostro delizioso top. Iniziamo partendo dal bordo, quindi con il Nancy e l'uncinetto numero 3. Andiamo a realizzare una catenella di 12 maglie. Tenete il filato morbido morbido, non dovete tenderlo affinché il lavoro rimanga bello. Quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Facciamo una catenella aggiuntiva, entriamo nella costina superiore della catenella e realizziamo una maglia bassissima. Costina superiore del punto successivo e realizziamo un'altra maglia bassissima, quindi andiamo a ricoprire tutta la nostra catenella a maglia bassissima, prendendo invece che la parte di sotto, quindi che ci portiamo sopra le due costine del punto, prendiamo solo la parte superiore, quindi l'asolina superiore del punto e andiamo a realizzare una maglia bassissima e procediamo così sino al termine, quindi costina superiore, maglia bassissima, costina superiore, maglia bassissima. Ora, qui noi abbiamo realizzato le maglie bassissime, ce le ritroviamo sul davanti. Adesso entriamo nella costina superiore del punto che sta dietro. Qui abbiamo l'ultimo punto lavorato, qui accanto vedete che c'è l'asolina, entrate in questa asolina e fate una maglia bassa. Asolina successiva, quindi non questo punto, ma quello che sta proprio dietro. E lavoriamo la maglia bassa. E procediamo così sino al termine della riga. Ora voltate il lavoro e qui abbiamo realizzato l'ultimo punto, da dove esce l'ultimo punto, entriamo nella costina superiore e lavoriamo un'altra maglia alta. Sì, maglia alta, scusate, maglia bassa. Entriamo nel punto successivo, nella costina superiore della maglia, agganciamo il filo e lavoriamo la maglia bassa. Punto successivo, costina superiore, aggancio, maglia bassa. Tiratevi sempre un po' di filo sul davanti dal gomitolo in modo da tenerlo bello morbido, non tirarlo dal gomitolo in modo che rimanga appunto morbido morbido. Procediamo andando a lavorare l'ultimo punto prendendo questa costina e nuovamente entriamo nel punto da dove fuoriesce l'ultimo punto lavorato, sempre nella costina superiore. E lavoriamo la maglia bassa. Punto successivo nella costina superiore e lavoriamo la maglia bassa e procediamo in questo modo in righe di andata e ritorno, andando a lavorare sempre nella costina superiore del punto precedente, una volta voltato il nostro lavoro. Andate a lavorare in questo modo sino a raggiungere la circonferenza della vita. Per prendere la misura dovete misurare la vita morbida, quindi non tirata. Misurate la vita quando siete arrivati al punto vita giusto, senza tirare il bordo,
avete raggiunto la circonferenza, perché questo è un punto già elastico di suo. Lavorato con il filo Nancy, diventa molto elastica, quindi la potete infilare tranquillamente anche se poi la lavoreremo in tondo. Una volta che abbiamo raggiunto la nostra circonferenza, andiamo a chiudere, quindi pieghiamo a metà e sempre tenendo il filo morbido andiamo ad unirci alla catenella iniziale. Quindi entriamo nelle costine della catenella, punto e costina, e chiudiamo una maglia bassissima. Punto successivo, sempre interno, costina successiva e chiudiamo la maglia bassissima. Costina del punto, costina del bordo e chiudiamo la maglia bassissima. Costina, costina e chiudo la maglia bassissima. Costina, costina e chiudo sino al termine. Una volta che ho terminato, vado a chiudere una catenella aggiuntiva, tiro, taglio e fermo il filo. Poi prendo un ago da lana, inserisco il filo nell'ago e vado a farlo sparire all'interno dei punti lavorati sul rovescio, quindi entro all'interno dei punti in questo modo e poi tirate e tagliate via, e lo fate anche con l'altro. Adesso rigirate sul diritto e il bordino è completato. Cambiamo adesso uncinetto e prendiamo l'uncinetto numero 4. Quindi entro nel punto di chiusura dove ho chiuso il mio lavoro, prendendo tutte e due le asoline, tirate bene in modo da individuarle, vedete? Queste due, entro sotto e vado ad agganciare il filo e faccio una catenella. Dopodiché prendo il filo corto, lo accosto al lavoro per inglobarlo nella lavorazione, rientro all'interno dello stesso punto e realizzo una maglia bassa. Devo andare a riprendere un numero di maglie che sia un multiplo di 18 punti. Quindi nel caso vado a fare delle diminuzioni o degli aumenti a seconda di quante righe di lavorazione ho fatto. Adesso entro nel punto successivo e sempre prendo le due asoline del punto. Devo avere due asole sull'uncinetto praticamente. Aggancio e faccio la seconda maglia bassa. La terza nel punto successivo. Quindi un punto lo prenderò sopra la costina in rilievo e un punto in mezzo tra le due costine. Quindi qui in mezzo, tiro sul terzo, e adesso il quarto lo prendo sopra la costina. Qui ho la costina in rilievo, entro qui sopra e prendo anche in questo caso le due costine del punto. Vedete? Sono due le costine, perché così è più forte il punto, altrimenti rischiate che tendendolo si allarghi facendo un brutto effetto. Una tra le due costine, quindi qui in mezzo, prendo la successiva e una la prendo sopra la costina. Uno in mezzo e uno sopra la costina. Uno in mezzo e uno sopra la costina. E procedo in questo modo per tutto il giro, quindi andando a riprendere tutti i punti. Vi ripeto, il multiplo del punto che andremo a fare è di 18, quindi nella ripresa dei punti andremo a fare aumenti o diminuzioni a seconda di quanti punti abbiamo. Per fare l'aumento ci basta realizzare due maglie basse all'interno della stessa maglia. Così. Invece per fare la diminuzione entriamo nella prima maglia, tiriamo sul punto, entriamo nella seconda, tiriamo sul punto e poi chiudiamo le tre asole insieme, e così abbiamo fatto la ripresa con la diminuzione. Una volta che avremo terminato il giro, abbiamo quindi il nostro multiplo di 18 maglie, possiamo iniziare con la lavorazione del punto operato. Iniziamo andando a lavorare tre maglie basse, la prima nel primo punto di base, quindi saltiamo la catenella iniziale e lavoriamo una maglia bassa nel primo punto. Mettiamo un marcapunti, così sappiamo quando inizia e termina il giro, e lavoriamo altre due maglie basse nei due punti successivi, quindi iniziamo con tre maglie basse. Adesso facciamo 2 catenelle, saltiamo, carichiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo 6 maglie di base,
1, 2, 3, 4, 5, 6, entriamo nella settima e andiamo a lavorare un ventaglio di 7 maglie alte separate da una catenella. Quindi maglia alta, catenella, una volta, 2, 3, catenella sempre di separazione, 4, catenella, 5, catenella, 6, catenella, 7, tutte nella stessa maglia di base. Adesso facciamo 2 catenelle di separazione, saltiamo 6 maglie di base. Mi raccomando, quando lavoriamo i punti in un punto solo di base, per individuare il punto successivo spostiamo il gruppo di punti, così individuiamo bene il punto successivo all'ultimo lavorato praticamente. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, entro nel settimo e lavoro la prima di 5 maglie basse. Quindi una, maglia successiva, 2, 3, 4 e 5, 2 catenelle e ripetiamo, carico il filo sull'uncinetto, salto 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nella settima vado a realizzare le 7 maglie alte separate da una catenella, 2, catenella e 7, 2 catenelle di separazione, salto 6 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vado a fare 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5 e procedo in questo modo per tutto il giro. Chiudiamo il giro dopo aver fatto l'ultimo ventaglietto, facciamo le nostre catenelle di separazione, saltiamo 6 maglie di base, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e lavoriamo le ultime 2 maglie basse, quindi una e 2 maglie basse. Togliamo il marcapunti e procediamo con il secondo giro che inizia con 2 maglie basse, quindi entro nella prima, vado a mettere il marcapunti e lavoro anche la seconda. Adesso faccio 2 catenelle e saltando l'ultima maglia bassa e il primo archettino entro all'interno dell'archettino di una maglia che si trova tra maglia alta e maglia alta nel ventaglio e in ognuno di questi archetti, che sono 6, andremo a lavorare 3 maglie alte chiuse a metà e poi chiuse insieme. Quindi carico il filo, entro nel primo archettino, lavoro la prima maglia alta chiusa a metà, carico il filo, rientro, lavoro la seconda, carico, rientro, lavoro la terza, ho 4 asole sull'uncinetto, chiudo tutto insieme. Adesso faccio 2 catenelle di separazione ed entro nell'archetto successivo, quindi carico il filo, entro e lavoro solo le prime 2 asole, la terza la lascio sull'uncinetto, carico, rientro, lavoro solo le prime 2 asole e la terza la lascio sull'uncinetto e ripeto per la terza volta. Lavoro solo le prime 2 asole, adesso mi ritrovo 4 asole sull'uncinetto, chiudo tutto insieme. 2 catenelle e ripeto nell'archetto successivo. Quindi una, 2, 3 maglie alte chiuse a metà, chiudo tutto insieme, 2 catenelle. Carico, entro nell'archetto successivo, 1, 2, 3 maglie alte chiuse a metà, chiudo, 2 catenelle e ripeto per gli ultimi 2 archetti. Quindi 2, 3, chiudo, 2 catenelle, carico, ultimo archetto, 1, 2, 3, maglie alte chiuse a metà, chiudo tutto insieme e a questo punto realizzo 2 catenelle. Adesso vado a lavorare 3 maglie basse al centro del gruppetto di 5 maglie basse che ho sotto. Quindi salto la prima, 1, 2 e 3 maglie basse. Salto anche l'ultima, faccio 2 catenelle e procedo con l'andare a riempire l'archetto successivo esattamente come ho fatto qui. Il ventaglietto, scusate.
Quindi carico il filo, 3 maglie alte chiuse a metà nel primo archettino di separazione tra una maglia alta e l'altra, una, due, 3 maglie alte, chiudo tutto insieme, 2 catenelle e ripeto nell'archetto successivo per un totale di 6 volte, esattamente come qui. Una volta che ho terminato con l'ultimo gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme, faccio 2 catenelle. Salto alla prima maglia bassa e lavoro 3 maglie basse nelle 3 maglie basse centrali del gruppetto di 5 sottostante, quindi salto anche l'ultima. 2 catenelle, carico il filo e ricomincio. Vado a ricoprire il ventaglio con i gruppetti di 3 maglie alte chiuse insieme, faccio sempre 2 catenelle di separazione tra il ventaglietto e il gruppetto di maglie basse, tra il gruppetto di maglie basse e il ventaglietto e procedo così per tutto il giro. Qui lavoro le 3 maglie basse centralmente alle 5 sottostanti e procedo per tutto il giro. Una volta che avremo terminato con l'ultimo ventaglio, andiamo a realizzare le ultime 2 catenelle e ci chiudiamo con una maglia bassa. Quindi saltiamo la maglia bassa successiva ed entriamo nell'ultima e chiudiamo con una maglia bassa. Ora togliamo il marcapunti, entriamo nella prima maglia di base, facciamo una maglia bassa e 2 catenelle a sostituzione di una maglia alta. Poi facciamo una catenella di separazione, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella e maglia alta. Quindi 4 maglie alte in totale separate da una catenella. Mettiamo il marcapunti nella seconda catenella dal basso dopo la maglia bassa, che sarà il punto dove andremo a chiudere. Poi facciamo 2 catenelle di separazione. Adesso saltiamo i primi due gruppetti di punti del ventaglio ed entriamo nell'archettino successivo al secondo, qui, e facciamo una maglia bassa. Una maglia bassa la facciamo nel punto di chiusura del gruppettino di punti e siamo a 2, una nell'archetto successivo e siamo a 3, una sopra il punto di chiusura del punto del gruppetto sottostante, siamo a 4, e una nell'archetto successivo. Adesso facciamo 2 catenelle e all'interno della maglia centrale del gruppetto di 3 maglie basse andiamo a realizzare un nuovo ventaglio, quindi 7 maglie alte separate da una catenella. Carico il filo, salto la prima maglia, 1 catenella, 2 punti alti, catenella, 3, catenella, 4, catenella, 5, catenella, 6, catenella e 7. 2 catenelle di separazione e ricomincio, salto i primi due gruppetti. Entro nell'archetto e faccio una maglia bassa. Maglia bassa sopra il punto di chiusura del modulino sottostante e maglia bassa nell'archetto successivo. Maglia bassa sopra il modulino e maglia bassa nell'archetto successivo. Quindi faccio un totale di 5 maglie basse. 2 catenelle e all'interno della maglia bassa centrale del gruppetto di 3 vado a realizzare un nuovo ventaglietto. Quindi 7 maglie alte separate da una catenella. E procedo in questo modo per tutto il giro. Una volta terminato il giro, andremo a chiuderci dopo aver fatto l'ultima maglia bassa sopra il ventaglio con 2 catenelle. Togliamo il marcapunti e nel punto dove abbiamo realizzato la prima maglia alta, quindi la maglia bassa e le 2 catenelle, andiamo a realizzare ancora 3 maglie alte separate da una catenella. Quindi carico il filo, entro nella stessa maglia di base e vado a realizzare una maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, per un totale di 3, catenella e mi aggancio alla seconda catenella dal basso, quella dove avevo messo il marcapunti. Quindi in questo punto, così.
e mi chiudo nuovamente con una maglia bassa e 2 catenelle a sostituzione di una maglia alta. In pratica sono andata a ricongiungermi formando il ventaglietto completo. 4 le avevo fatte all'inizio, 3 adesso, quindi abbiamo 7 maglie alte separate da una catenella. Cominciamo il giro successivo andando a realizzare maglia bassa 2 catenelle a sostituzione della prima maglia alta, poi all'interno del primo archettino di una maglia vado a realizzare nuovamente il gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi una, due, tre, chiudo 2 catenelle, archetto successivo, una, due, tre, chiudo, catenelle, archetto successivo, una, due, tre maglie alte chiuse insieme, chiudo tutte insieme 2 catenelle e adesso sopra le maglie centrali che ho fatto sopra il ventaglio sottostante vado a realizzarne 3, quindi salto la prima e vado a realizzare 3 maglie basse nelle 3 maglie basse centrali, 2 e 3, 2 catenelle e ripeto, carico il filo, entro nello spazio tra il primo e il secondo punto alto del ventagliettino sottostante successivo e faccio nuovamente 2, 3 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, passo all'archetto successivo e ripeto. Una, due, tre maglie alte chiuse insieme e 2 catenelle e così per ognuno degli archettini, quindi alla fine nuovamente avrò 6 gruppetti di 3 maglie alte chiuse insieme, così come ho qui. Terminato il ventaglietto faccio 2 catenelle, salto la prima maglia bassa del gruppetto di 5 che ho fatto sopra il ventaglio successivo, salto la prima, lavoro 3 maglie basse e poi faccio 2 catenelle e ricomincio col ventaglietto successivo. Sino al termine del giro. Una volta arrivati al termine del giro, facciamo le ultime 2 catenelle dopo le 3 maglie basse centrali e andiamo a lavorare gli ultimi 3 gruppetti di 3 maglie alte chiuse insieme negli ultimi 3 archettini. Quindi carico il filo, inizio col primo, lavoro le mie 3 maglie alte chiuse a metà, chiudo 2 catenelle, archetto successivo. 3 maglie alte chiuse a metà. Terzo archetto, una, due, tre maglie alte chiuse a metà, chiudo tutto insieme, 2 catenelle e a questo punto vado a chiudermi nell'ultima catenella di base, nell'ultima catenella di base del primo punto, quindi maglia bassa catenella, nella seconda catenella mi chiudo nuovamente con una maglia bassa e rimetto il marcapunti. Perché adesso ricominciamo dal primo giro di lavorazione. Una maglia bassa l'ho già fatta e ne vado a fare ancora due sopra le 2 maglie successive. Da ora in poi di catenelle di separazione non ne faremo più 2, ma ne faremo 3 tra modulo e maglie basse e tra maglie basse e modulo. Prima ne facevamo 2, adesso ne facciamo 3. Quindi una, due, tre. Da ora fino a quando terminiamo il lavoro. Carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia bassa centrale del gruppettino di 3 che abbiamo fatto sotto il ventaglietto e ricominciamo con le 7 maglie alte separate da una catenella, quindi una, due, catenella e 7, 3 catenelle e 5 maglie basse sopra il ventaglio successivo, quindi saltiamo il primo modulo, saltiamo il secondo, entriamo nell'archetto. E facciamo la prima, la seconda la facciamo nel punto di chiusura del modulino sottostante, la terza nell'archetto successivo, la quarta sopra il modulino e la quinta nell'archetto. 3 catenelle, 2, 3 e nuovamente ventaglietto nella maglia bassa centrale del gruppetto di 3. Quindi la prima la salto, entro nella seconda e vado a rifare il mio ventaglietto. E procedo così sino al termine del giro. Procediamo andando ad intercalare questi 4 giri di lavorazione e andate a cambiare colore a seconda del gusto, lo potete fare con un colore unico o andando ad intercalare i colori esattamente così come farò io. Questo è il primo giro di lavorazione che vi ho fatto vedere, lavorato sul punto. Prima l'abbiamo lavorato su una base,
Adesso ve l'ho fatto vedere lavorato sul punto già traforato. Andate quindi a ripetere i quattro giri che vi ho fatto vedere sino ad ottenere l'altezza che ci occorre. Una volta che avremo raggiunto l'altezza totale della nostra canottina, questo è il punto vita, qui deve essere la parte che arriva praticamente sopra il seno, andiamo a realizzare le nostre spalline. Però prima andiamo a riprendere tutto il giro a maglia bassa. Mettiamo 4 marcapunti sul davanti nella parte dove vogliamo che vadano a battere le spalline. Quindi da una parte e ovviamente nella parte relativa dietro io utilizzo il centro di 2 ventaglietti. Lascio un ventaglietto singolo al centro e un ventaglietto dietro e poi vado a lavorare le spalline nei 2 relativi ventaglietti dietro, quindi nei 2 ventaglietti corrispondenti a quelli del davanti. Ora procedo con la realizzazione del successivo giro a maglia bassa, quindi lavoro una maglia bassa all'interno dell'archetto di una maglia bassa sopra il gruppetto di punti, maglia bassa all'interno dell'archetto, maglia bassa sopra il gruppetto di punti, maglia bassa all'interno dell'archetto e maglia bassa sopra il gruppetto di punti. Una volta che avremo terminato il giro di maglia bassa con l'arancione, togliamo il marcapunti e andiamo a chiuderci. Non ci chiudiamo con la maglia bassissima, bensì sfiliamo il punto, tagliamo, sfiliamo il filo, prendiamo l'ago da lana, inseriamo il filo nell'ago. Poi entriamo nel punto successivo e andiamo ad avvolgere il punto precedente, quindi entriamo sotto le 2 asoline del punto dal quale parte il filo e chiudiamo in questo modo, in modo che rimanga una chiusura, diciamo, piatta, senza scalini. Poi torniamo entrando nel punto indietro sul retro del lavoro e andiamo a far sparire il filo di lavorazione nei punti lavorati. Quindi entriamo per verticale nei punti e poi entriamo nel gruppettino di punti consecutivi alla base in modo da fissarlo. Io faccio anche un vai e vieni saltando la prima asolina, entro nella seconda e torno indietro e poi taglio. Adesso riprendo il filato elasticizzato, quello con il quale ho iniziato, e vado a replicare il giro a maglia bassa. Rientro nel punto di chiusura, aggancio il filo sempre tenendolo morbido, mi raccomando, perché altrimenti si arriccia troppo. Faccio una catenella, poi rientro nello stesso punto, mi porto dietro il filo corto per farlo sparire e lavoro la maglia bassa e poi procedo andando a lavorare una maglia bassa in ogni punto. Una volta terminato il giro, anche in questo caso, solleviamo l'ultimo punto, tagliamo e andiamo a chiuderlo esattamente così come abbiamo visto prima con l'arancio. Una volta che avremo terminato di fermare anche il filo giallo, il filato elastico, andiamo a realizzare le nostre spalline. Quindi entriamo in uno dei punti che abbiamo fermato con il marcapunti, agganciamo il filato arancio, e realizziamo una catenella di 50 maglie. 2, 3, 4, 5, 6. Terminata la catenella di 50 maglie, andiamo a fare la easy cord, ossia facciamo una catenella aggiuntiva e poi passando sotto la catenella agganciamo il filo e facciamo una maglia bassissima. Una da sopra, quindi una catenella da sopra, agganciamo il filo e facciamo una catenella da sotto. Una da sopra, aggancio da sotto, una da sopra, una da sotto, una da sopra, una da sotto, una da sopra, fino ad arrivare alla base. Una volta che siamo arrivati in fondo alla catenella, andiamo ad agganciarci nel punto d'ingresso, facciamo un'ultima maglia bassissima, poi tiriamo, tagliamo, fermiamo il filo e con l'ago da lana lo facciamo sparire sul retro del lavoro e procediamo in questo modo per tutte e 4 le spalline. Una volta che avremo terminato di realizzare i 4 lancetti, indossiamo il nostro top e poi andiamo a fare un fiocchetto quando abbiamo l'altezza corretta.
E il nostro top è così terminato, è veramente semplice da fare, ma l'effetto è molto carino. Come vi dicevo, il top in questo modo è terminato, però nel prossimo tutorial andremo a vedere come questo stesso top diventerà un delizioso abitino. A questo punto non vi rimane che prendere in mano l'uncinetto e il filato e provare a farlo. E se volete realizzare l'abitino, aspettate il prossimo tutorial. Adesso non mi rimane che salutarvi, ringraziarvi come al solito per avermi seguito, mandarvi un bacio gigantesco e aspettarvi al prossimo tutorial. Ciao amorosi!